donna ha perso la vita e suo marito è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio intorno alle 17 a Corte Maggiore, nello schianto tra l'auto su cui viaggiavano e un ponticello di cemento. Per la donna, una 81enne di origini francesi, residente da tanti anni nel Piacentino, non c'è stato nulla da fare. Il marito, anche egli 81enne, è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale maggiore di Parma. Raffica di interventi natalizi per i carabinieri, intervenuti il 25 dicembre per placare furiosi liti tra coppie e in un caso anche per calmare un gruppo di ragazzi ubriachi intenti a scagliare bicchieri di vetro in mezzo alla strada. 5 in tutto gli interventi per gli equipaggi delle gazzelle del radiomobile. Ladri in azione a Ottavello, abitazione presa di mira in pieno giorno, sfondata la porta a vetri, nel bottino un Rolex, bottiglie di vino, racchette da padel e addirittura un panettone. Boom di presenze la notte della vigilia per la 31esima edizione del presepe vivente a Rivalta. Oltre 100 figuranti vestiti con abiti cuciti a mano o addirittura provenienti dalla Scala di Milano sono tornati al tempo di Gesù, incantando le migliaia di visitatori. Il pensiero è andato anche alla guerra in Terra Santa. Intanto, dentro al carcere di Piacenza, il grande presepe è allestito anche da detenuti musulmani. Nel giorno di Natale, la messa del vescovo Cevolotto. Trasandate, malfunzionanti, piene di alghe e di calcare. Da delizia che dovevano essere, le fontane ornamentali di Piacenza continuano a rappresentare una croce sulle spalle delle amministrazioni comunali. Il comune presenta il conto alla ditta di Voghera che si era aggiudicata l'appalto per il servizio di gestione e manutenzione, optando per la risoluzione unilaterale del contratto. Volley Superlega, la Gassese Blue Energy Piacenza rifila un netto 3-0 a Modena di fronte ai quasi 5.000 del Pallapanini, chiudendo terza al girone di andata e il 3 gennaio troverà Allianz Milano nei quarti di finale in gara unica di Coppa Italia. Si giocherà al Palabanca Sport. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it.